lievito e il motore di tutto il nostro prodotto. In questo caso si parte da una lavorazione molto lunga e delicata. Il nostro lievito riposa in una cella per tutta la notte, al mattino viene tirato fuori e si chiama mamma. Viene tirato fuori dalla cella un'ora prima per far sì che prenda le temperature dei locali, dell'ambiente. Viene impastato in un'impastatrice a braccia tuffanti per una ventina di minuti e poi messo a lievitare per 4 ore. E questa è la prima fase. Nella seconda girata il lievito viene rimpastato con il doppio della farina per far sì che perda acidità nel corso della lavorazione e della lievitazione. Il nostro lievito viene messo nell'impasto assieme a un'ingredientistica composta da zucchero, burro e farina e l'acqua al finale. Durante la notte l'impasto deve raddoppiare per far sì che al mattino venga rimpastato e passato nel nostro impasto giallo, che sarebbe l'impasto finale. L'impasto del mattino consiste nel prendere l'impasto della sera, di 12 ore prima, cioè delle 5, e incominciare a reimpastare con altra farina, altro zucchero. Quando arriva ad un certo una ventina di minuti dell'impasto, praticamente bisognerebbe buttare giù l'uovo, il rosso d'uovo, il tuorlo. Dopo altri 7-10 minuti burro, e poi gli aromi vari, essenze, sale, e 5-10 minuti prima della fine dell'impasto, che è di 50 minuti circa, la frutta o il cioccolato, insomma quello che serve per finire l'impasto. Tutte le nostre frutte sono di origine nazionale, sono tutte di primissima qualità. E sicuramente la più utilizzata è la scorza di arancia candita di Sibari in Calabria, che è un grandissimo prodotto. Poi utilizziamo le nocciole tonde gentili delle Langhe per la realizzazione delle glasse e naturalmente il burro francese di centrifuga, che è il miglior burro reperibile sul mercato. Mi piace il lavoro perché è come allevare un figlio, la vedi dall'inizio, è una soddisfazione perché lo vede crescere. L'impasto è quindi arrivato alla fase finale, viene versato una grossa tramoggia dove da lì passa in una spezzatrice. Da lì viene adagiato su un tappeto che si chiama pirlatrice, dove prende una forma arrotondata. Questo arrotondamento cade su un tappeto di puntatura dove lì la pasta deve rilassare per 15 minuti. La pasta, come vedete, è molto elastica perché la colomba presta ad avere una dimensione più piatta anziché alta e quindi in questa maniera riempie bene lo stampo. La colomba viene riposta nel pirottino e messa a lievitare per 8 ore. Da lì viene presa e messa sulla linea di infornamento dove passerà sotto una glassatura e un granellatore dove metterà mandorle e zucchero in granella. Entra in forno, è un forno tunnel di 60 metri con due bruciatori. All'uscita del forno avremo una temperatura all'interno del prodotto di 96 gradi che fa sì che la cottura è perfetta. Da lì verrà appeso e messo a riposare per altre 8-9 ore. Queste colombe vengono capovolte testa in giù per il semplice motivo che l'uscita del forno imploderebbero. E dopodiché la colomba viene presa e ricapovolta su un nastro che porta il prodotto alla macchina per insacchettare. Dopo il sacchetto partono tutte le fasi di confezionamento.
nostra azienda si è sempre contraddistinta nel mercato per una grande ricercatezza ed eleganza delle sue confezioni. E è un'idea che è nata mio padre alla metà degli anni 70, quando capì che era necessario coniugare a un prodotto di alta qualità anche una grande ricercatezza nel packaging, perché questo era quello che volevano i consumatori. Nel caso specifico del mercato pasquale, a farla da padrone sono sempre le grafiche floreali e colorate. Oltre a questo ci sono anche molte proposte con delle grafiche più mediterranee, con dei dipinti di frutte che possono in qualche modo richiamare in mente le grafiche tipiche delle ceramiche siciliane. La mia più grande soddisfazione è che l'azienda cresce ogni anno e man mano che cresce crescono anche le responsabilità, le confezioni, c'è sempre più da rinnovarsi e mettersi in gioco.